arrabbiati che vogliono cambiare il mondo, arrabbiati bipartisan, ecco, apri il giornale, disperazione, la rivolta contro i partiti, in piazza l'ira dei costruttori, rivolta contro i tagli, questo è stressato, finalmente il mare italiano è sempre più blu, l'Europa spaventata. E così, così, leggi, spavento, rabbia. Ma certo, gli italiani sono arrabbiatissimi. Io invece quando sono arrivata in Italia io ho pensato di un popolo sorridente, allegro, tutto pizza e mandolini, senza offese. E invece gli italiani sono proprio arrabbiati. E vedi, noi andiamo dalle pizze e ai mandolini al fatto di ricordarci ogni momento che siamo arrabbiati. Certo, però guarda, qui c'è un esempio vivente, una ragazza giovane che sta dipingendo un'altra ragazza che canta a squarciagola. Ma cosa canta? Ma non canta, sta urlando. Questo è proprio il simbolo della disperazione dei giovani precari. Questo è. Non lo vedi? Filippa, lo sai che faccio adesso io? Dimmi. Ti lascio qui, come ogni sabato, e vado a Napoli. Vado a Napoli, città simbolo, no? Potrebbe essere molto arrabbiata con molto tutti i problemi direi. Che ha avuto, che ha e continua ad avere. Eppure a Napoli io ti farò incontrare una realtà che affronta questa rabbia con calma, con lentezza, con la forza della musica e anche della creatività. Per esempio vado in un mercato, non ci sono euro, che si fa? Si fa il baratto, si ritorna alla musica, ci si emoziona. E poi avrà un ospite che secondo me ti piacerà molto. Dimmi, chi è? Secondo me ti piacerà. Dai, chi è? È un bel Annuncialo, ragazzo, no, un bel ragazzo pubblico. Che ci darà qualche consiglio. Un bel ragazzo? Sì, come dimmi il nome essere allora. Essere calmi, guardare il mondo da un'altra prospettiva. Dimmilo. Affrontando i problemi, certo, ma non dimenticarsi. Pino, dimmelo, chi no, è? No, non te lo dico. Non mi arrabbio. Ma non mi fa arrabbiare, lo dico a tuo marito, Io invece racconterò l'Italia tostissima, quelli proprio arrabbiati, ho trovato tantissimi eventi arrabbiatissimi e poi avrò un ospite d'eccezione, una donna meravigliosa che è riuscita a raccontare, lei racconta la sua rabbia attraverso la chiave meravigliosa dell'ironia. Lella Costa. Lella, che mi dispiace non incontrarla. Beh, comunque salutamela. Certo, poi Lella ama talmente Napoli. Mi bevo un caffè. No, ti arrabbi, ti innervosisci. Non bere il caffè. Ma no, non mi arrabbio. Affronto le cose. È decaffeinato? Le guardo negli occhi senza arrabbiare. Le combatto, ma con calma, con lentezza. Così si deve fare. Non lo so. Capelli lunghi, borchie, giubbotti di pelle, motociclette e tanta musica hard rock, come quella nata negli anni 60 per poter esprimere la propria rabbia contro il conformismo. Questa è l'identity dei bikers, dei veri duri, proprio come quelli che sono incontrati qualche settimana fa a Lignano Sabbia d'Oro durante la 26esima edizione del Biker Fest. Siamo al 26esima Biker Fest a Lignano Sabbia d'Oro e noi siamo il Coordinamento Italiano Motociclisti, un'associazione per la difesa dei diritti del motociclista. Siamo molto arrabbiati, vogliamo, visto che il nostro governo ci chiede un sacco di soldi, avere le strade che abbiamo pagato. Le vogliamo belle, sicure, efficienti e veloci. E lasciami gridare! Gli italiani sono un popolo arrabbiato. Quello che fa più arrabbiare è la situazione politica. Io penso che durante la settimana le incazzature ci siano per tutti. Sicuramente siamo incazzati per la mancanza di rispetto che il pubblico medio nutre verso i metallari. La nostra musica è decisamente cattiva, un entusiasmo che nasce da dentro e che distrugge tutto. Gli italiani hanno bisogno di questa cattiveria perché si stanno un po' ammosciando. Questa musica ti dà la carica. È meglio questa musica che le voci di quei i politici. Metà!
Sono felicissima e emozionata nel dare il benvenuto a una donna speciale, una scrittrice, attrice, una donna che conosce molto bene gli italiani, o dovrei dire le italiane, ma soprattutto un'amica, Lella Costa. Grazie, benvenuta. Grazie, che carina, grazie, che bella presentazione. Sì, ma tu sai che ci tengo tantissimo a te e sono felicissima di averti qua. Io sono felice di esserci e sono, sai che la stima, l'affetto, adesso facciamo facendo una cosa sì, in famiglia, però una volta che famiglia. È vera, alla faccia di quelli che dicono che non esiste la solidarietà femminile, sono palle. Gli italiani, no? L'Italia è conosciuta in tutto il mondo come il bel paese. Gli italiani, quelle che riescono a cavarsela con un sorriso anche in qualsiasi momento difficile. È ancora così, secondo te? Temo che in questo momento in particolare sia sempre molto più difficile trovare la forza o la dissennatezza per sorridere. Però credo che se si riesce ad essere sorridenti ma consapevoli di quanto costa questo sorriso, sia una bella dote. Insomma, mi dispiacerebbe che la perdessimo, no? Perché comunque... gli italiani sono arrabbiati, secondo te? Sono arrabbiati, credo anche che siano più che altro avviliti, che siamo avviliti, un po' umiliati, ci sentiamo traditi, ci sentiamo presi in giro, e questo è brutto, perché poi, sai, la rabbia comunque suscita delle reazioni, anche lì, purtroppo, non sempre controllabili e non sempre positive, però è una sensazione che ti porta a reagire. Invece l'avvilimento e il senso appunto di impotenza sì. Ma adesso con l'arrivo dei social media, internet, social network, è più facile esprimere la propria rabbia? Sì, secondo me quei mezzi, che sono straordinarie potenzialità, però hanno il limite e il rischio che molto spesso ci si dimentica che sono degli strumenti e diventano dei fini in sé, no? Cioè il solo fatto di essere, di avere questa cosa, e quindi diventano delle straordinarie passerelle di narcisismo, per cui più che dire delle cose perché bisogna di condividerle, le dici perché vuoi far vedere quanto sei bravo, come la sai lunga, come la sai più rapidamente degli altri. A me fa un po' paura questa cosa che la rapidità è diventata sinonimo di positività. Rapido vuol dire che vai veloce, poi bisogna vedere cosa c'è dentro, però. Invece parliamo di Se non ora, quando? Il movimento che anche tu sostieni, con altre tantissime donne, ovviamente, tantissime. Che porta il punto femminile in primo piano, ma qualcuno sostiene ancora che il diritto di arrabbiarsi sia soprattutto maschile? Ma io direi che il diritto di arrabbiarsi abbia comunque come contraltare il dovere di arrabbiarsi, perché ci sono delle cose che sono, bisogna vedere le cause della rabbia, e magari quando si può bisogna provare a cambiare la qualità della rabbia. Credo che la rabbia delle donne, che in realtà cova ed è presente da molti, molti più anni, finalmente anche in Italia abbia trovato un modo collettivo di esprimersi. Pensiamo a quello che è stata la manifestazione del febbraio del 2011, era? Sì. Che ha veramente portato in piazza, ma non soltanto nelle grandi città, in tutte le piccole città, piccoli paesi, ma perché quella è la rabbia delle donne, che è una rabbia che non ha avuto voce, non ha avuto visibilità per troppo tempo. Preparando questa puntata abbiamo parlato in redazione di cose che fa arrabbiare, per esempio i complimenti, i fischi sulla strada, e c'è proprio una netta divisione di donne che si arrabbiano, altre che dicono no, ma è carino, mi piace, tu come ti sai cos'è la cosa che a me fa veramente arrabbiare? È che in questo terrore, in cui, insomma, comunque in questo disagio in cui tutte le donne, questo so di poterlo dire a nome di tutte le donne, prima o poi incappano, perché indipendentemente dall'età che hai, da come sei vestita, da quello che stai facendo, magari sei carica di borse della spesa e ti capita quella forma di intrusione, di aggressione, di volgarità che ti viene vomitata addosso, che è diverso dai complimenti. Quello che a me fa davvero arrabbiare è che è una cosa molto bella, che è la possibilità di fare degli incontri magari fugaci, anche solo scambiarsi un sorriso per la strada tra un uomo e una donna, noi non ce lo possiamo più permettere, perché è possibile che qualcuno ti faccia notare che siccome hai sorriso, allora in realtà desideravi essere violentata, no? Oh, ecco, my God. Questo è il passaggio che viene dopo. È cambiato il modo di esprimere la propria rabbia, di lamentarsi, di protestare contro le cose che ci fanno arrabbiare? Sono sicuramente cambiate le modalità, no? Cioè, io da piccola bruciavo i reggiseni, non letteralmente, sì. Ma insomma si faceva quello, che era un modo di liberarsi da certe costrizioni, e adesso curiosamente ci sono invece dei modi di seduzione femminile, pensa al burlesque, che ha una sua valenza provocatoria. C'è addirittura chi usa il proprio corpo come manifesto, sì, come tela, certo. Dove si dipinge i simboli, le lettere, le parole, atture,
addirittura interi scritti, no? Per protestare, per far vedere la propria rabbia. E io sto parlando ovviamente dei tatuaggi. Si è appena conclusa la 13ª edizione dell'International Tattoo Expo qui a Roma e noi c'eravamo. Facendo un pugnale che trafigge un orologio da taschino. Una geisha giapponese e un elmo di samurai. Ne ho uno, due, tre, quattro. Ho iniziato a 15 anni a tatuarmi e da lì ho sempre continuato. E per me il tatuaggio è un libro misterioso che pochi sanno leggere. Carta e pelle stanno diventando quasi una stessa cosa. La pelle è più bella però, mi piace di più. Da tu esponi, penso la prima cosa sia il sogno malato di un gruppo di gente appassionata del tatuaggio che in modo molto incosciente ha detto circa 13 anni fa, beh, a Roma non ce l'abbiamo, facciamone una. Abbiamo circa 400 tatuatori, sono più di 200 stand. Sto soffrendo come un cane, urlo, sbraito, dico no, non ce la faccio, però lo voglio fare. Cioè. Right about now. No, no, non fa male. Non mi fa tanto male. No, non fa male. Oh, fa male, ragazzi. Fa tantissimo. 13 aghi che ti entrano dentro, penso che fanno male tutti, sì. Mi sono tatuata Marilyn Monroe, James Dean e Elvis perché sono appassionata degli anni 50. Mi sono fatto questo tatuaggio per rappresentare un po' l'arte italiana. Il tatuaggio orientale ha dei significati che appartengono proprio alla cultura orientale. Diverse invece le motivazioni che possono spingere a tatuarsi invece soggetti realistici, come ad esempio ritratti, spesso commemorativi. Per alcuni può essere una moda, per altri c'è chi ancora coglie l'aspetto del significato. Io non accetto le persone che lo fanno per moda, perché do sempre un consiglio, la moda passa e il tatuaggio diversa. Ad oggi è difficile pentirsi dei tatuaggi che si vanno a fare, questo perché ovviamente le tecniche e i risultati sono molto avanti rispetto ai risultati che si facevano anni addietro. Sicuramente non ho paura di pentirmi perché sono un passaggio della mia vita e mi ricorderò come un passaggio. E mi raccomando, non cercate di fare questo a casa, andate da un professionista. Lela, tu sei un'attrice, sei una donna del teatro. Non vorrei farti troppo arrabbiare, ma come ti poni davanti ai problemi della cultura? Come stanno uccidendo la cultura in Italia? Ma sai, come si diceva all'inizio, sono arrabbiata ma sono anche avvilita. E, giuro, non è che voglio parlare per me. È la sensazione che si stia sperperando un enorme tesoro che il nostro paese ha sempre avuto, che è appunto quello della creatività, dell'arte, della cultura, del patrimonio artistico. Cioè, noi abbiamo Pompei che va a pezzi, è una cosa scandalosa, perché quella è roba nostra, oltre che la nostra storia, è la nostra potenziale ricchezza, oltretutto. E quindi il teatro, il cinema, l'arte in generale, la lettera, tutto quello che in questi ultimi anni, ahimè, e da parte di qualcuno con un certo dolo e molto disprezzo, no? Ci siamo sentiti dire che con la cultura non si mangia, no? Oltretutto non è vero, è una falsità. I giovani pensano ancora di poter cambiare il mondo? Io scendendo in piazza. Come sono le tue figlie? Tu sei mamma di tre figli. Ma guarda, io faccio sempre un po' fatica a parlarne, perché intanto perché loro giustamente non vogliono essere date in pasto, ma poi perché credo che da genitore prendi degli abbagli, cioè hai una visione dei tuoi figli comunque sempre parziale e sempre troppo coinvolta. Però io vedo delle belle generazioni molto martoriate, molto affaticate, ma che mai come in questo momento, soprattutto i 20
ventenni, ma persino i più giovani, stanno cercando un loro modo per acquisirvi. E proprio forse nasce da questo. Il futuro sembra che non ce l'abbia più nessuno, nulla è più garantito. E allora almeno divertiamoci, cioè almeno esploriamo tutte le possibilità. Allora, Pino sostiene che gli italiani riescono a mantenere la calma anche nei momenti più difficili. Oggi è andato a Napoli, una città in cui le persone avrebbero veramente tanti motivi per arrabbiarsi, invece grazie alla bellezza, alla musica, la cultura, il buon mangiare, riescono a superare anche la rabbia. Maggio ai monumenti per amare Napoli, fino al 3 giugno spettacoli, mostre, musica contemporanea, chiese, arte, Napoli, Napoli da visitare, da godere con la lentezza che è di questa città, con la meraviglia dell'ozio, con la contemplazione e ai miei occhi senza alcun riguardo la città più bella dell'universo, diceva Stendhal di Napoli, e a Napoli c'è una fiera bellissima che in tempo di crisi ci sembra proprio azzeccatissima. Si va al mercato, non si compra con i soldi, ma si baratta. L'antico baratto, fiera del baratto. Augusto La Cala, l'ideatore, il progettatore, colui che ha detto io voglio fare la fiera del baratto e ha realizzato la più grande d'Europa. L'idea è nata dopo aver girato un po' il mondo e essere tornato a Napoli in un momento in cui si viveva il problema dell'immondizia, dei rifiuti e dell'inquinamento. E quindi una piccola ricetta, quella del riutilizzo, del riuso delle cose. Qui abbiamo già fatto un giro, c'è una marea di gente, una marea di oggetti, c'è davvero di tutto, questo è molto bello. Sono pezzi di vita. Ognuno di noi chiaramente ha conservato, perché giustamente dispiace anche buttarli, sono costati, quindi perché buttarli? Però invece di tenerli in cantina ad arrugginire, ad ammuffire, perché non rimetterli un'altra volta in circolo? Lei mi dà un fischietto, io gli do 10 secondi di televisione. Mai. Diventa famoso per un attimo. Non mi interessa diventare famoso. Per cui il fischietto non me lo dà. Questo io lo regalo. Allora, che barattiamo per un po' di televisione? Che mi dà, signora Villani? Gli occhiali, il ventaglio, scelga lei. Come mi stanno? Dice che sembro Elton John. È vero, un po' così, ma un po' come Elton John. Di chi? Di Elton John. Meglio io di Elton John. E andiamo? Poi anch'io suono lo strumento. Lei mi dà questo, io le do la telecamera e lei, visto che ci avviciniamo all'estate, dice beh, questo guardi è un baratto bellissimo, quella telecamera è sua, faccia l'appello a tutti quegli italiani orrendi che abbandonano gli animali durante l'estate, quelli non ci piace quell'Italia lì, prego. Allora mi raccomando, tutti i vostri amici che vi amano senza chiedere nulla, se non un po' di affetto e una casa, mi raccomando, se andate via pensate prima a loro. Io con voi non ce la faccio a barattare, sono un gruppo di artisti che girano per la città con le loro opere, non ci sono mostre, non ci sono soldi, non ci sono istituzioni che aiutano, e allora che fanno loro? Dipingono e portano in giro per la città le opere. Arte in giro, next stop. Scusate, buongiorno. Ciao Anna. Ciao Pino, buongiorno. Buongiorno, ma cosa state facendo? La radio dalla Fiera del Baratto? Radio Club 91, intanto ci troviamo in postazione Remida, dove noi stiamo cercando di insegnare ai bambini l'arte del riciclo per sviluppare la fantasia. La creatività. Il riciclo creativo, che meraviglia, noi invece siamo la 7D e stavamo cercando di barattare la televisione con gli oggetti, ecco cosa ho rimediato, e tu baratti la radio? Ovviamente sì, però se vuoi ti posso dare una chicca, un'anticipazione, c'è il Festival della Posteggia, no. Ti do proprio così di stramacchio l'indirizzo, gliel'ho dato. Ma io ci vado, perdere. Cos'è la Posteggia, ragazzi? La Posteggia, Pino, lega la canzone napoletana, basta che ci sto sola, che c'è rimasto male, la ninna cora, una canzone per cantare. E avuta, chi è rata, scusammo ci ho passato, si me la vai, sa, uè! Ma io cercavo i mandolini, cercavo la Posteggia. Distrattamente attorno.
Venite con me, accompagnatemi. Maestri, andiamo. Andiamo da Salvatore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lei è Salvatore, Salvatore Masiello, io l'ho trovato, e Michele Cagliazza, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, grazie, grazie perché ci avete permesso di assistere alle prove di questo gruppo formidabile che partecipa alla quarta edizione del Festival della Posteggia. 13 gruppi, Festival della Posteggia al Teatro Totò a Napoli, appuntamento da non perdere. Quando io sento il mandolino mi rilasso, perdo il contatto con il tempo. Che mandolino hai in mano? Questo è il nostro mandolino che costruiamo insieme io e Salvatore. Perché è importante difendere, trasferire ai giovani l'arte della posteggia? È importante perché non farla perdere. Vabbè, diciamo che l'arte leva i guaglioni a mezza via. L'arte leva i guaglioni a mezza via. E infatti quello che fate è bellissimo, li coinvolgete nella musica, li coinvolgete anche insegnando loro un mestiere antichissimo come quello del liutaio. Ma che cos'è la posteggia? Ci risponde lui. Il significato della parola posteggia significa assicurarsi un posto, diciamo, o post, i posteggiatori lo chiamano. Quindi loro che facevano? Andavano la mattina in un ristorante, deponevano i loro strumenti in un angolo, e significava che quel giorno, insomma, loro lavoravano lì. I posteggiatori sono stati veicoli importantissimi per la diffusione della canzone napoletana. All'epoca non c'erano DVD, non c'erano CD, non c'erano MP3, giradischi, eccetera. I brani tipici di un posteggiatore classico sono Reginella, Torna a Surriento, Simme Napolo Paesà, Napolo Casanova. E questo è il mandolino più piccolo del mondo. Viva la posteggia, e adesso io vi saluto, continua il mio piccolo viaggio nella Napoli bellissima. Certo che Napoli è una delle più grandi capitali europee della musica. John Turturro l'ha definito il più grande jukebox del mondo. Napoli è lenta, Napoli è il mandolino, è la chitarra, ma Napoli è pop, Napoli è rock. Allora, cara Filippa, per dimostrarti tutto ciò, adesso io vado a trovare insieme a te e per te un gruppo di ragazzi napoletanissimi che alla profondità, al profumo del mare di Napoli, hanno accostato la profondità e la grande storia del rock. Si chiamano i Terremotus. All'ultimo concerto, lo sai che c'era seduta ad ascoltarli? Lou Reed che ascoltava i Terremotus. Sono prodigiosi, guardali, guarda. Bentornati a That's Italia, sono con Lela Costa e stiamo parlando della rabbia. Lela, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Ti va di dirmi le tre cose che più ti fanno arrabbiare nella tua vita quotidiana? Solo tre? Vabbè. Cioè, mi devo contenere. No, sì, ma quindi cose, cioè non i grandi temi tipo l'ingiustizia, la guerra, no? Cioè no, cose... le cose più personali di tutti i giorni. Guarda, io lo scrivo, a me fa . Molto arrabbiare l'arroganza, è una delle cose che mi veramente non... una reazione sì. Anche fisica all'arroganza. Mi fa molto arrabbiare la maleducazione che associo alla volgarità. E poi mi fa molto... La volgarità? La maleducazione e volgarità, che quasi sempre... È una cosa, dici. Mi viene in mente un verso molto carino di Patrizia Cavalli, che è una poetessa, un'amica, che dice che molto spesso chi è contento è anche volgare, cioè proprio quel modo di ostentare il proprio benessere. E poi una delle cose che mi fanno più arrabbiare sono quelli che pensano di sapere solo, di avere loro la verità rivelata, e quindi mi spiegano le mie idee. E soprattutto decidono che siccome loro credono a una cosa, gli altri si devono adeguare e impediscono qualunque forma di libertà. Come li chiamiamo? Besserwisser in tedesco? Forse, non so cosa voglia dire, ma mi fido. Chi sa sempre meglio. Sì. Anche magari chi finisce la tua frase?
Ma quello no, perché quello può essere una cosa d'intesa, no? Di sintonia. No, no, proprio quelli che ti dicono che sanno loro com'è e quindi sanno loro quello che tu devi fare indipendentemente da quelli che sono i tuoi desideri e magari i tuoi diritti. I saputelli, come li chiamiamo? Non mi viene una parola, perché è un concetto complesso. Allora io li disegno. Brava, vedi, che ragazza molteplice. Va bene? Benissimo. Aspetta, sì. Così. Quelli che decidono per te. Bla. Ecco. Ok. Va bene. Fantastica. Sei multimediale. Quinta, veramente multimediale. Ma una cosa stupida in casa. Non ti capita mai di arrabbiarti per delle cose stupidissime? Beh, mi arrabbio se non mi fanno stendere il bucato come voglio io, mettendo tutti i calzini appaiati e stendendo le cose per colore. Ma sei molto ordinata. No, però questa è una cosa che mi fa, siccome ci vuole la stessa identica fatica e lo stesso identico tempo, almeno mettetemi i calzini insieme, no? Fate una cosa cromatica. Allora, essendo svedesi, in Svezia non esistono i santi, invece davvero? Qui... Oh, sì. Avete tutte le fortune, veramente. Qui ho imparato che gli italiani hanno un santo per ogni occasione. Sì, è vero. E c'è anche un santo contro la rabbia. Cioè, devi ingerire le reliquie del santo quotidianamente? Come santo si chiama San Domenico Abate, è il patrono di Cocullo, che è un piccolo paese in provincia dell'Aquila, e ogni anno, la prima domenica di maggio, è protagonista di una festa davvero suggestiva. Vediamo. La festa di San Domenico, il rito dei serpari, è una festa religiosa, consiste innanzitutto nell'acculto del santo patrono di Cocullo, che viene celebrato da quest'anno in poi il 1 maggio. Celebriamo questo culto usando vestire la statua del santo dei serpenti, che hanno il nome di capitoni o cervoni e che vengono depositati sulla statua che esce in quel momento dalla chiesa dopo la santa messa. Io sono un serparo di Cocullo e sono serparo ormai penso da una quindicina d'anni. Ogni primavera, dopo la metà di marzo, insomma, andiamo a prendere i serpenti, diciamo, nei dintorni qua del paese. Un po' di esperienza, un po' di fortuna, cerchiamo di prenderli. Questi sono animali protetti, vengono conservati in maniera scrupolosa in teche speciali e vengono liberati all'indomani della festa. Il serpente viene segnato, come per esempio questo è segnato sulla coda, quindi ogni famiglia ha un particolare segno. Mio zio è serparo, da quando era piccolo insieme a mio padre andavano proprio a caccia di serpenti per la festa. È una passione. Chi nasce con questa passione viene poi a farsi serpare. Lei hai paura dei serpenti? Ma sai che no, non particolarmente. Non fanno parte, io ho molto più paura degli scarafaggi, che sono molto meno pericolosi dei serpenti, ma lo scarafaggio mi immobilizza. I serpenti hanno qualcosa di, non lo so, molto affascinante probabilmente, se l'ambiguità, la seduzione, l'incantamento, no, non tanto. Ma nei tuoi spettacoli tu riesci a toccare anche temi molto profondi, molto importanti, con la meravigliosa chiave dell'ironia. Questo è un tuo rimedio contro la rabbia? Hai qualche altro segreto contro la rabbia? Guarda, io credo che l'ironia è un ottimo antidoto, ma non contro la rabbia, quella, perché anzi, se guardi le cose con ironia, magari ti rendi conto che ci sono davvero degli aspetti della realtà che non si possono tollerare. Però lo dico con le parole di un grande scrittore che secondo me ha dato la più bella definizione di ironia, è Romain Gary, e lui ha scritto che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Non lo so, l'ironia mi sembra un buon modo di venire a patti col quotidiano. Ma chi è ironico è anche autoironica per forza o no? Tu sei autoironica? Io ci provo, anche perché come fai se no? Non sei credibile, non sei coerente. Ma non è detto però. E poi la pratica dell'autoironia fa molto bene, perché trovarti in quel momento in cui ti guardi un pochino da fuori e dici no, non ci posso credere, ma vergognati, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto? E se riesci a dirtelo da te prima che te lo dica qualcun altro, fai più bella figura in società, sì. Garantisco, sì. Senti, ti volevo ringraziare davvero, non so come dirlo, sei è stata stato...
generosissima come sempre, un sole, uno splendore. Senti, e tu chi sai, parla. Tu sai che io lo dico veramente dal cuore. E io grazie. Anche, io ringrazio non te. È per... That's okay. Italia e noi le vogliamo bene comunque. That's Italia. Grazie a Lela Costa. Grazie. E adesso vorrei veramente dare la linea a Pino, perché lui ha un ospite misterioso, non mi ha svelato il nome e adesso non vedo l'ora di scoprirlo. Vediamo. Pino! E questi sono gli occhiali che mi ha regalato Ena Villani in questo baratto a Napoli, e a Filippa ho regalato un fischietto di terracotta e a Daniele Bossari regalo gli occhiali. Beh, stanno benissimo peraltro, guarda, Bossari. Molto piacere. Come va? Ma molto bene, sai che io sono contentissimo di essere ospite nel vostro programma, perché sono un fan, un seguace di Dez Italia. Cioè, mio, non solo della Lagerbach. No, spero. Tuo. Tuo. Senti, stiamo parlando oggi di italiani arrabbiati e io sostengo che sì, certo, siamo arrabbiati, ma bisogna imparare a recuperare la calma, a recuperare il tempo della lentezza, per cui farla, sì, volendo la rivoluzione, ma con la calma. Sei d'accordo? Perfettamente d'accordo, siamo ormai, abbiamo un'overdose, no? Abbiamo subito un'overdose di informazioni negative, quindi sappiamo che il mondo sta andando a rotoli, in questo istante noi stiamo vivendo la vigilia di una rivoluzione vera e propria, ma affinché non si debba ricorrere alla violenza e alle armi è necessario prendere un momento per se stessi ogni giorno e cercare dentro di sé quella calma interiore che poi ti rafforza e ti permette di affrontare le avversità anche sì, più ardue. Sì, a combatterla anche la rabbia sì. O a farla diventare di qualità, come diceva prima Lella Costa, no? La televisione, sì. Secondo te ci fa bene, ci fa male? Ho fatto un piccolo esperimento. Abbiamo una casa in Umbria tra le colline, e abbiamo, nel primo anno in cui ci siamo fermati lì durante l'estate, non avendo la televisione, abbiamo provato a stare senza notizie e ti garantisco che siamo rinati, siamo stati benissimo, quindi ti invito ufficialmente, se hai voglia, a provare a venire lì e seguire questo genere di terapia, cioè per qualche giorno non accedere a nessun tipo di informazione. E Filippa tace, cioè sta tranquilla? Sì, poi dopo abbiamo sostituito tutto con i computer e quindi l'esperimento è miseramente fallito, perché alla fine attraverso allora, internet. Allora, l'hai introdotto te. Tu porti avanti, riesci a far convivere una parte spirituale che è molto viva e anche la tecnologia, sei un tecnologico. Ma la tecnologia ci permette di esplorare l'invisibilità dell'essere, cioè internet, il web, è una cosa impalpabile, eppure esiste, c'è, certo. Il web c'è, è il sogno di ogni religione, cioè siamo tutti uniti attraverso la rete, siamo onniscienti, perché chiunque avendo in tasca un telefono di ultima generazione può accedere certo. Alla sapienza umana, e siamo onnipresenti perché possiamo. Le distanze non ci sono più, possiamo viaggiare e andare a comunicare con gli altri dall'altra parte del mondo. Più spirituale di questo, insomma. I fiori ti piacciono? Guarda, hai detto i fiori, mi viene in mente un esempio fantastico, proprio per coltivare i propri pensieri. Cioè non esiste un paragone più azzeccato se non quello del giardinaggio. Quando tu fai giardinaggio devi estirpare le erbacce se vuoi mantenere la tua pianta e il tuo fiore. La rabbia è un'erbaccia. La stessa cosa, in quei minuti in cui tu puoi riflettere e guardarti dentro, devi cercare di estirpare quei pensieri negativi che ti danno emozioni negative e sostituirli con pensieri belli, quindi l'opposto, a quel bello. Punto troverai una bella terapia. Bella questa cosa che ci hai detto, noi andiamo in un bel giardino, una manifestazione che si chiama Flora Cult, un evento per appassionati appunto di giardinaggio, e nei giardini si sa, la rabbia si mette da parte. Dirlo con un fiore è sempre stato il modo migliore per dire qualsiasi cosa. Flora Cult è una mostra florovivaistica amatoriale al suo terzo anno. Vuole essere un campus di gente come me, amante della natura, che si ritrova qui per chiacchierare e discutere
sull'ecosostenibilità e su un futuro migliore. Pollice nero è un alibi, perché tutti hanno il pollice verde. Il giardinaggio fisicamente fa un grandissimo bene perché il corpo si muove senza fare esercizi rigidi, continui, noiosi. E nello stesso tempo è un esercizio del pensiero. Il giardino è uno spazio di libertà e di intelligenza e di cultura e non si diventa giardinieri, ognuno di noi lo è. Anche chi non ha un giardino o uno spazio verde può avere in casa un piccolo angolo verde. Rewatering è il nostro progetto di orto idroponico domestico, è un progetto dove il tema centrale è il riciclo dell'acqua, per cui le piante sono fuori terra e sono praticamente alimentate dall'acqua che è all'interno del serbatoio e che viene rimessa continuamente in circolo grazie a questo sistema chiuso. Questo è il frutto dell'albero del sapone. È una pianta arborea originaria dell'Himalaya, Nepal, resiste bene anche al freddo, è un ottimo detergente. Questi frutti ricchi di saponina possono essere utilizzati anche in lavatrice o per contatto diretto con le mani. Beh, comunque Daniele, i fiori sono belli, no? Sì, indubbiamente. Allora guarda, ho molto amato questo tuo libro, Battiato, io chi sono, una conversazione di Bossari appunto con Battiato. Lui, a proposito di un uomo che è fuori, lontano dalla rabbia, non è mai arrabbiato. È esattamente così. Però è così socialmente presente, vigile, che questa è una cosa molto... Perché poi i non arrabbiati spesso ci sembrano lontani dalla realtà. Dice lui, le crisi servono proprio affinché tu possa lavorare e cominciare a nutrire un altro genere di essere più vicino all'essenza per la quale siamo stati creati. Le crisi sono un'opportunità di crescita, di evoluzione. Ma te mai niente ti fa arrabbiare proprio che In realtà tutto quello che abbiamo detto si disintegra in un momento, basta che qualcuno mi tagli la strada in macchina e io mi inalbero e quindi tutto quello che ho detto perde di valore. Ma come si vive con Filippa Lagerbach? Beh, dai, lei è una persona, a me piace, insomma, al di là dell'amore che provo proprio... Pino! Pino, ecco. È arrivato il giornalista svedese. Ah, è arrivato il giornalista. Oh, ecco il tuo ospite misterioso. Che sorpresona. Voglio dire una cosa ai telespettatori. L'idea di avere Bossari qua è mia. Proprio ho detto, io vorrei tanto intervistare Daniele. Leggermente e per cui... raccomandato. No, per niente. Per niente. Grazie Daniele. Grazie, è stato veramente un piacere. No, l'ho sentito. Ma hai saputo? Vengo a vivere con voi in Umbria. Non lo sapevi? No, l'ho invitato io. Vado a vivere da loro. Scrivetemi. Pubblicità. Lui al lavoro, lui in vacanza. Det är väldigt mycket turism nu till både Kalabrien och till Apulien faktiskt. Mina föräldrar är just nu i Kalabrien. Jaha, vad fantastiskt. Ja, exakt. I signori Lagerbach sono in questo momento in Calabria. Avevano pensato anche di andare in Puglia, ma poi hanno preferito la Calabria. Vuol dire che parli svedese, veramente? Ma certo che parlo svedese. Filippa, stavo traducendo ai nostri telespettatori, approfitto per salutare, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Peter Love, corrispondente in Italia per il giornale svedese, il quotidiano, Dagens Nyheter. Sì, Dagens Nyheter, o magari è meglio se lo dici tu. Sì, Dagens Nyheter, o in Svezia, DN. DN. Dejan, sì. Beh, oggi proprio a casa, hai visto la sorpresa di prima, Daniele... E non è neanche il mio compleanno, chissà cosa organizzerai per il mio compleanno. Beh, delle cose che vedrai, cara Filippa. Parliamo di noi, parliamo della Svezia, gli svedesi come vedono gli italiani? Gli italiani secondo te sono arrabbiati? In questo periodo credo sì, insomma, cioè è un po' quasi percettibile, insomma, sulle strade, sui giornali si sente, insomma. Forse perché hanno tante tasse da pagare, insomma, questo fa arrabbiare. Ma voi vi arrabbiate in Svezia? Io Filippa non l'ho mai vista arrabbiata, davvero, ma neanche contrariata, anche quando c'è qualcosa che non va di evidentissimo, lei non sorride. No, credo che lo svedese mantiene il suo aplomb, è gentile, buono anche nella burocrazia, sta nella sua fila, aspetta il suo turno. Anche quando ormai anche la metropolitana a Stoccolma c'è una calca quasi come a Roma, però non dicono molto, insomma,
c'è più pazienza, poi magari dopo scoppiano, esatto, vero? Ci sono delle malattie in Svezia che qui non esistono proprio. E come mai? Proprio per il fatto che non esterniamo che la nostra tenete, troppo. E poi... Voglio farti una domanda. Qual è l'immagine dell'italiano, di noi italiani in Svezia? Come lo svedese vede l'italiano? Estroverso, allegro, un po' come una società un po' caotica, che si improvvisa, l'arte dell'arrangiarsi, ma soprattutto credo... qui siamo in paesaggio mediterraneo, tutto o è bianco o è nero, invece lo svedese è abituato e ama tutte queste sfumature dal grigio. La Svezia è il paese dei compromessi, che qui non c'è. Ci sono delle parole che qua non esistono, kanske, logom, uppeholsväder. Uppeholsväder. Una interruzione tra un momento in cui piove, però arriva quasi il prossimo. È una parola che esiste solo in svedese. L'arcobaleno? No. No, l'arcobaleno. È un'interruzione tra una pioggia e l'altro. Un interruppo. Dove ovviamente esci subito di casa, sì, per fare una passeggiata, per stare all'aria aperta, perché tutti stiamo sempre all'aria aperta. Vedi, anche la Filippa sta prendendo i ritmi svedesi. Siete così... Però io ho imparato anche a parlare con le mani, a esternare un po' la mia rabbia. Infatti adesso dico una volta che gesticola troppo e quindi devo stare un po' attenta. Ma no, dobbiamo gesticolare. Invece io ho una famosissima, una italiana, che ha fatto colpo in Svezia su un nostro sportivo, Loredana Bertè. Ah sì. Che ma lei, anche... arrabbiatissima, no? Io ho questo filmato qua che ti volevo far vedere di lei. Ecco. La Svezia. La Svezia. Si era un po' arrabbiata. Poi erano arrabbiati i svedesi con lei. Con lei? Ma è strano perché... Ma dicono che abbia un po' rovinato il nostro tesoro, Björn Borg, che erano sposati un breve periodo. E poi c'è stato un tragico episodio a Milano che, per fortuna, non ha avuto conseguenze. La Svezia. La Svezia. La Svezia. Ma ti è cambiata la tua idea dell'italiano, dell'Italia, durante il periodo che sei stato qui? Sì, siccome sono più di 25 anni sicuramente, ma io era mio sogno vivere a Roma ed ero troppo innamorato dell'Italia, specialmente Roma, che non vedevo i difetti. Ma appunto, ti senti più italiano o svedese? O potresti tornare in Svezia? Non mi sento né svedese né italiano, però forse ancora più svedese. Mi considero romano perché Roma è una città aperta che coglie tutti. Sempre stato. Questa è una delle cose bellissime dell'Italia in genere, ma Roma in particolare. Riusciranno gli italiani a superare la rabbia? Non lo so, penso che fa parte del loro carattere, insomma. Penso che invece è più interessante chiedere se riusciranno a superare questo momento difficile. La storia forse insegna, è una cosa bella dell'Italia, che in momenti di... La normalità qua... Gli spettatori mi devo scusare, però la normalità spesso non funziona. Però la sensazione è che in momenti di grande crisi questo paese riesce a dare il meglio di sé. Eh beh sì, ne abbiamo dato prova in altri momenti. Ahimè, ci serve la crisi, ci serve di soffrire per poi ritrovare il sorriso. Speriamo che questo sorriso torni presto sulle nostre labbra. Un'ultima domanda. La Lagerbach in Svezia è conosciuta o no? È certo che è conosciuta, ha fatto una bellissima trasmissione che si chiama Il sogno dell'Italia, Drömmen om Italien. Drömmen om Italien. E non era un incubo, non era un nightmare. No, e poi è un sogno che poi è stato realizzato. Che bello. Per me, per te e esatto, per tutti gli altri che poi hanno anche partecipato al programma, quindi i sogni possono diventare realtà. Ci piacciono. Vogliamo salutarti svedesi con queste belle immagini della Svezia e del nostro paese. Grazie mille a Peter Löwe e grazie. Ci vediamo a Dagens Nyheter. Dagens Nyheter. Ja. Yeah. Grazie mille. Ja, yeah, si dice ja, sì? Jo, ja. Jo. Jo visst. Jo visst. Men då pratar vi om Kalabrien då. Vad skulle du tipsa om att åka på semester? Dai, continua con la. Jo, il mio favorito mondo. Hanno preferito andare in Calabria.
Riccardo! Mi fai arrabbiare così? Basta, ma cos'è? Ma come, Filippa? Oh, non sento più niente. Ti ho portato questo bellissimo regalo da Napoli, è un fischietto. È un fischietto artigianale di terracotta dipinto a mano. L'ho barattato. Ma tu hai visto il mio vestito che avevo settimana scorsa, quello bello, quello firmato, quello... Tu l'hai visto per caso? Sì, ho visto in un albergo una signora con un vestito tipo il tuo. Chissà, no, comunque, cara Filippa, il fischietto, oggi stiamo parlando di rabbia, di calma, di lentezza, di velocità. Il fischietto, no? Chi lo usa? Il vigile, chi lo usa? L'arbitro. Per fare cosa? Per ristabilire? Ma si arrabbiano sempre invece quando si sente il fischietto dell'arbitro. Ma no, ristabilisce la calma. Carino, carino. Bello, ti ringrazio allora. Prego, Filippa. Invece anch'io ti ho preso una cosa, come sempre, ti ho pensato e questa è un'omaggio ovviamente dei bikers e io ti ho pensato perché ti vedrei benissimo con questa t-shirt. Ah, mi ci vedi un po' arrabbiato su una moto? Sì. Ah, beh, grande gruppo. Sì, lo sì, userai? No. Grazie, grazie, grazie. Grazie, ma va benissimo, lo uso con piacere. Insomma, Pino, sai. Ma come? Per spolverare le cose. Tu la spolverai. Senti, Filippa, hai sentito quanta musica? Hai visto che la musica aiuta a calmarsi, la musica aiuta sì. a rilassarsi. La musica sì, ti do sia ragione. Sia quella rock che quella lenta, sì. sia il mandolino mm-hmm. che la chitarra. Sì, allora, guarda, adesso... io accendo un incenso, tu prendi una posizione comoda. Ah sì? Comoda, fai un grande tolgo respiro, le scarpe, allora. Togli le scarpe, okay. respirone. Beh, respiro. Mi fido di te. Fidati, respiro, senti il profumo, rilassati, senti okay. questa musica. Cosa devo fare? Senti questa musica. Ah, ti metti un suono. No! Aio! Cos'è? Scusa, no. ti volevo far arrabbiare, mi sa che sono riuscita. Non ci sei tanto riuscita. Io come Lella Costa amo i serpenti. È un serpentello. Ma date una botta, signore e signori, che è bella ma è pazza. Filippa, antirabbica, ti viene in mente niente? Ma perché? Per me? No, vabbè, scherzavo. Chi l'ha inventata l'antirabbica? Pasteur. Anno? 1885. Bravissima. Comunque, cara Filippa, un vecchio adagio, un detto italiano, un proverbio a noi tanto caro, dice: se c'è rimedio, perché t'arrabbi? E aggiunge: se non c'è rimedio, ma perché t'arrabbi? Ma è proprio questo il punto. Dobbiamo cercare il rimedio, lo troveremo, appunto. Ma con la calma. Ma anche la rabbia va bene quando è costruttiva, e quando creativa. Serve a cambiare qualcosa che non va, cercare appunto un rimedio. No? Un rimedio comunque che vale sempre è far la pace, no? Facciamo pace? Facciamo la pace. Non ce la farà a farmi arrabbiare. I consigli di Daz Italia per questa settimana. Domenica 27 maggio a Ferrara si svolge il palio storico che vede sfidarsi le contrade cittadine in giochi quattrocenteschi. I drap di stoffa dati in premio ai vincitori sono dipinti da famosi artisti. Dal 31 maggio al 3 giugno a Carloforte sull'isola di San Pietro in Sardegna, la rassegna enogastronomica internazionale sul tonno di qualità che celebra la tradizione legata alla tonnara attraverso iniziative culturali e di intrattenimento. Si chiama il Giro Tonno. A Bologna dal 26 maggio al 3 giugno, Itacà, il festival del turismo responsabile. Riflette sull'idea del viaggio non solo come semplice vacanza, ma come occasione di conoscenza e scoperta del mondo con dibattiti, mostre, concerti e altri eventi. Il 2 giugno si festeggia la Repubblica Italiana e come ogni anno a Roma, dopo la deposizione della corona al monumento del Milite Ignoto, si svolge la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali. Questo è tutto, ci vediamo sabato prossimo alle 16:30 con una nuova puntata di Daz Italia. Ciao Filippa. Ciao Pino.